Questo è davvero un momento storico per tutto ciò che il nostro paese sta attraversando da quando è scoppiata la pandemia, però dobbiamo capire che i cittadini sono interessati non alle crisi politiche, ma alle crisi economiche e sanitarie. È in corso una campagna vaccinale senza precedenti e l'Italia è il primo paese per numero di somministrazioni. Il Consiglio dei Ministri ha varato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro che serviranno a rifinanziare la cassa integrazione, a ristorare le categorie economiche maggiormente colpite da questa pandemia. Abbiamo i 200 miliardi del Recovery Plan che serviranno a far partire il nostro paese. Quindi questo è il momento della costruzione, è il momento della responsabilità e noi non possiamo perdere tempo perché i cittadini ci chiedono risposte. Dobbiamo capire che in questo momento i tempi della politica non coincidono con i tempi dell'emergenza, che richiedono velocità ed efficacia. È su questo che il Movimento 5 Stelle sta lavorando e continuerà a lavorare accanto al Presidente Conte.